I vestiti nuovi dell'imperatore. Favola di Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen è deceduto a Copenaghen il 4 agosto 1875, pertanto il testo è privo di diritti di autore. Legge Zimiri. Molti anni or sono viveva un imperatore il quale dava tanta importanza alla bellezza e alla novità dei vestiti che spendeva per adornarsi la maggior parte dei suoi denari. Non si curava dei suoi soldati, non di teatri o di scampagnate, se non in quanto gli servissero di pretesto a far mostra di qualche nuovo vestito. Per ogni ora della giornata aveva una foggia speciale e, come degli altri re si dice ordinariamente e al consiglio, di lui si diceva sempre e nello spogliatoio. Nella grande città dove gli dimorava la vita era molto gaia ed ogni giorno ci capitavano forestieri. Una volta ci vennero anche due bricconi, i quali si spacciarono per tessitori e raccontarono di saper tessere la più bella stoffa che si potesse vedere al mondo. Non solo i colori e il disegno erano straordinariamente belli, ma i vestiti che si facevano con tale stoffa avevano questa ammirabile proprietà. Ad ogni uomo inetto, al proprio ufficio o stupido di quanto sia lecito comunemente, essi rimanevano invisibili. «Ah, questi sì sarebbero vestiti magnifici!» pensò l'imperatore. «Quando li avessi indosso, verrei subito a sapere quali sono nel mio regno gli uomini inetti all'ufficio che coprono e saprei subito distinguere i savi dagli stolti. Sì, sì, bisogna che mi faccia tessere questa stoffa». E anticipò intanto ai due bricconi una buona somma di denaro perché potessero incominciare il lavoro. Essi prepararono due telai e fecero mostra di mettersi a lavorare, ma sui telai non avevano nulla di nulla. Nel domandare però non si peritavano, domandavano sempre le sete più preziose e l'oro più fino. E la roba se la mettevano in tasca e continuavano a lavorare ai telai vuoti, magari sino a notte inoltrata. «Mi piacerebbe sapere a che punto sono col lavoro», pensava l'imperatore, ma l'angustiava un poco il fatto che chiunque fosse troppo sciocco e impari al proprio ufficio non avrebbe potuto vedere la stoffa. Sapeva bene che per conto suo non c'era di che crucciarsi, ma in ogni modo stimò più opportuno di mandare prima un altro a vedere come andasse la faccenda. In città tutti ormai sapevano la meravigliosa proprietà della stoffa ed ognuno era curioso di vedere sino a che punto giungesse la stupidità o la bugiaggine del suo vicino. «Manderò dei tessitori il mio vecchio onesto ministro», pensò l'imperatore. «Può giudicare il lavoro meglio di qualunque altro, perché ha ingegno e nessuno più di lui è adatto alla propria carica». E il buon vecchio ministro andò nella sala dove due mariuoli facevano mostra di lavorare dinanzi ai telai vuoti. «Dio mi assista», dice il ministro, «escano tanto gli occhi, io non vedo nulla di nulla», ma si guardò bene a dirlo. I due bricconi lo pregarono di farsi più presso. Non era bello il disegno e i colori non erano ben assortiti e accennavano qua e là entro al telaio vuoto. Il povero ministro non si stancava di spalancar tanto d'occhi, ma nulla riusciva a vedere, poiché nulla c'era. «Mio Dio», pensava, «ma che io sono proprio stupido? Non l'ho mai creduto, ma questo, già, di se stesso nessuno lo crede. E se non fossi adatto a coprire la mia carica? No, no, non è davvero il caso di andare a raccontare che non vedo la stoffa». «È così, non dice nulla?» domandò uno degli uomini che stava al telaio. «Oh, perfetto, magnifico, è proprio magnifico», disse il vecchio ministro.
e guardò attraverso gli occhiali. Che disegno, che colori! Sì, dirò a Sua Maestà che il lavoro mi piace immensamente. Oh, questo ci fa davvero tanto piacere, dissero entrambi i tessitori e indicavano i colori per nome e additavano il particolare del disegno. Il vecchio ministro stava ben attento per poter dire le stesse cose quando fosse tornato con l'imperatore. E così fece. Intanto, i due bricconi domandavano dell'altro denaro, dell'altra seta, dell'altro oro, tutto per adoperarlo nel tessuto, naturalmente, e tutto mettevano invece nelle proprie tasche. E sul telaio non ne andava nemmeno un filo, ma continuavano come prima a lavorare al telaio vuoto. L'imperatore mandò poco dopo un altro ottimo ufficiale dello Stato affinché gli riferisse sull'andamento del lavoro e se mancasse poco alla fine. E accadde anche a lui precisamente quello che era accaduto al ministro. Guardava e guardava e poiché sul telaio vuoto nulla c'era, nulla riusciva a vedere. «Non è vero che è un bel genere di stoffa?» domandavano i due mariuoli e mostravano e spiegavano la bellezza della stoffa che non c'era. «Eppure io non sono sciocco!» pensava l'ufficiale. «E allora? Gli è che non sono adatto al mio ufficio? Sarebbe strano! In ogni modo, bisogna almeno non lasciarlo scorgere!» Perciò vantò la stoffa che non vedeva e si dichiarò pienamente soddisfatto tanto dei bellissimi colori quanto dell'eccellente disegno. «È proprio stupendo!» disse l'imperatore. E in città non si faceva che parlare di questa stoffa magnifica. Poi l'imperatore stesso volle esaminare il tessuto sinché stava ancora sul telaio. Accompagnato da tutto un seguito di eletti cortigiani, tra i quali si trovavano anche i due vecchi valentuomini, che primi vi erano andati, si recò da quei furbi mariuoli. Essi lavoravano ora con più lena che mai, ma senza trama e senza filo. «Non è vero che è proprio stupenda?» dissero i due, e i propri ufficiali, «si degni la vostra maestà di osservare questo ornato, questi colori», e accennavano al telaio vuoto, sempre credendo, ben inteso, che gli altri potessero vedere la stoffa. «Che affare è questo?» pensò l'imperatore. «Io non ci vedo nulla, questa è grossa. Fossi mai per caso un grullo? O fossi buono a far l'imperatore? Sarebbe il peggio che mi potesse capitare». «Oh, è bellissima!» disse ad alta voce. «È proprio di mio pieno gradimento!» E approvò soddisfatto, esaminando il telaio vuoto, perché non voleva confessare di non vedermi nulla. Tutto il seguito che l'accompagnava aveva un bel aguzzare gli occhi. Non riusciva a vedervi più che non vi avessero veduti gli altri. Però tutti dissero con l'imperatore «bellissimo, magnifico!» e gli consigliarono di indossare per la prima volta il vestito fatto con quella splendida stoffa nel corteo di gala che egli doveva guidare alla prossima festa. «Splendido, magnifico, meraviglioso!» si ripeté di bocca in bocca e tutti se ne rallegrarono cordialmente. L'imperatore concedette ai due bricconi il permesso di portare all'occhiello il nastrino di cavaliere col titolo di tessitori della casa imperiale. Tutta la notte che precedeva il giorno di festa, i due bricconi rimasero alzati a lavorare e accesero più di 16 candele. Tutti poterono vedere quanto si affaccendassero a terminare i nuovi vestiti dell'imperatore. Fecero mostra di levare la stoffa dal telaio, tagliarono l'aria con certe grosse forbici, cucirono l'ago senza gugliata e alla fine dissero: «Ecco, i vestiti sono pronti». L'imperatore stesso venne allora con i più compiti cavalieri e i due bricconi levavano in braccio in aria come se reggessero qualche cosa e dicevano: «Ecco i calzoni, ecco la giubba, ecco il mantello» e così via. «Sono leggeri come ragnateli, sembra di non portar nulla sul corpo, ma questo è il loro maggior pregio». «Già,
fecero tutti i cortigiani, ma niente riuscirono a vedere, poiché niente c'era. «Si degni la maestà vostra di deporre i vestiti che indossa», disse i furfanti, «e noi misureremo alla maestà vostra i nuovi, dinanzi a questo grande specchio». L'imperatore si spogliò e quei bricconi fecero come se gli indossassero, capo per capo, i vestiti nuovi che dicevano di aver preparati. E lo strinsero ai fianchi, fingendo di agganciarli a qualche cosa che doveva figurare lo strascico. E l'imperatore si volgeva e si girava dinanzi allo specchio. «Come gli tornano bene, divinamente!» esclamarono tutti. «Che ornati, che colori! È proprio un vestito magnifico!» «Fuori è pronto il baldacchino di gala, di sotto al quale la maestà vostra guiderà la processione», annunziò il gran cerimoniere. «Eccomi all'ordine», disse l'imperatore. «Non mi sta bene?» E si volse di nuovo allo specchio, perché voleva fare come se esaminasse minuziosamente il proprio abbigliamento. I paggi, i quali dovevano reggere lo strascico, camminavano chini a terra, come se tenessero realmente in mano un blembo di stoffa. Camminavano con le mani tese all'aria innanzi a sé, perché non osavano lasciar vedere di non averci nulla. E così l'imperatore si mise alla testa del corteo solenne, sotto il superbo baldacchino. E tutta la gente che era nelle strade alle finestre esclamava: «Mio Dio, come son fuori del comune i nuovi vestiti dell'imperatore! Che stupendo strascico porta la veste! Come tutti insieme gli torna bene!» Nessuno voleva dar di vedere che nulla scorgeva, altrimenti non sarebbe stato atto al proprio impegno o sarebbe stato troppo sciocco. Nessuno dei vestiti imperiali aveva mai suscitato tanta ammirazione. «Ma non ha niente indosso!» gridò un tratto un bambinetto. «Signori Dio, sentite la voce dell'innocenza!» esclamò il padre, e l'uno venne sussurrando all'altro quel che Piccino aveva detto. «Non ha niente indosso! Ce l'ha un bambino piccino piccino, il quale dice che l'imperatore non ha vestiti indosso!» «Non ha niente indosso!» gridò alla fine tutto il popolo. L'imperatore si rodeva, perché anche lui sembrava veramente che il popolo avesse ragione. Ma pensava: «Qui non c'è scampo. Qui ne va del decoro della processione, se non si rimane imperterriti». Prese un'andatura ancora più maestosa e i paggi continuarono a camminare chini, reggendo lo strascico che non c'era. Se vi è piaciuta la favola, che poi è famosa, vi invito a iscrivervi al canale, ce ne saranno altri, sia di Anderson che di altri autori. Vi invito a mettermi un pollice in su e grazie per l'ascolto.